Oggi parleremo di uno dei più grandi rappresentanti del surrealismo e uno dei più grandi pittori del mondo onirico. Ebbene sì, Dalí. Dalí nasce nel 1904 ed adolescente comincia a fare le sue prime mostre nel teatro municipale della sua cittadina, in Catalogna. Nel 1921 si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Madrid, dove fu espulso nel suo ultimo esame perché dichiarò di avere davanti a sé una commissione o un corpo insegnanti non abbastanza competente per valutare la sua arte. Successivamente si trasferisce a Parigi, dove incontra Picasso e Gala, la sua futura moglie, e incomincia la sua carriera. E l'aneddoto sta proprio qua, perché durante una mostra internazionale surrealista nel 1936 a Londra tenne una conferenza indossando una tuta da immersione, proprio per essere il suo personaggio, no, eccentrico e surrealista effettivo. Solo che tenendo questa conferenza gli spettatori non si accorsero che stava soffocando in questa bolla di vetro insonorizzata. E allora vi chiedo, secondo voi è andata così? O come diremo oggi, è stata una performance? Vi aspetto al prossimo appuntamento nei confronti della storia dell'arte.